Volevo parlarvi di un libro piuttosto noto fra chi si occupa o semplicemente si interessa della materia, cioè Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut, sperando così di raggiungere anche chi non lo conosce. Cinema e letteratura sono degli ottimi alleati in questo periodo. Ora, il libro è stato un regalo, però fui molto molto felice di riceverlo. Questo nonostante si tratti di una lunghissima intervista fra l'autore, appunto Truffaut, anch'esso un famoso cineasta francese, e Alfred Hitchcock, poi conosciuto come il maestro del brivido. Dico nonostante, perché potrebbe sembrare poco accattivante l'idea di un intero tomo scritto sotto forma di intervista, quindi di dialogo. Ma la verità è che Hitchcock nelle sue risposte inserisce così tanti aneddoti, curiosità, magari sulle prime esperienze sul set, fino ai grandi capolavori, da rendere il libro un'interessante biografia sulla sua vita, sul suo lavoro, ma anche appunto un riflesso, uno specchio sul suo modo di intendere il cinema. Paradossalmente però, forse ciò che traspare di più è la passione dell'autore, cioè Truffaut, per quest'uomo. Passione probabilmente necessaria per convincere Hitchcock a sottoporsi a una così lunga e estenuante intervista. Passione che nemmeno la copertina, tra l'altro, nasconde. Infatti la sinossi recita: il più divertente e appassionante libro di cinema che sia mai stato scritto. Ora, Truffaut difende dalla critica Hitchcock e nella prefazione tira le fila del suo discorso dicendo questo: se siamo disposti ad accettare nell'epoca di Ingmar Bergman l'idea che il cinema non sia inferiore alla letteratura, credo che sia necessario classificare Hitchcock, ma tutto sommato perché classificarlo, nella categoria degli artisti inquieti come Kafka, Dostoevsky e Poe. Questi artisti dell'angoscia non possono evidentemente aiutarci a vivere, perché vivere per loro è già difficile, ma la loro missione è di dividere con noi le loro ossessioni. Con questo, anche ed eventualmente senza volerlo, ci aiutano a conoscerci meglio, il che costituisce un obiettivo fondamentale di ogni opera d'arte.